La terza premiata, last but not least, direbbero gli inglesi, ultima ma non per importanza, è la dottoressa Lanzetta, sindaco di Monasterace. Noi abbiamo, glielo dicevo al telefono, quando abbiamo appreso della sua decisione di dimettersi, abbiamo creato un gruppo, un evento su Facebook. Il gruppo del Monoriti. Il gruppo Amici del Centro Monoriti vanta oggi 7.500 iscritti. Quindi abbiamo creato questo evento che è immediatamente è arrivato a 7.500 persone. E invitavamo le persone a partecipare a questo evento e lasciare una parola, anche semplicemente basta. Quindi noi esprimevamo la nostra vicinanza alla dottoressa Lanzetta. Lei mi diceva che forse non ha neanche poi visto questo gruppo perché ha preferito non aprire Facebook perché trovava anche lì purtroppo delle minacce e cose varie. Quindi non l'ha mai saputo probabilmente, però chi è iscritto al gruppo lo sa. Io ho invitato tutti quanti i miei amici e tutti gli iscritti al gruppo Facebook, Amici del Centro Monoriti, ad aderire, cioè a scrivere parteciperò. E ho anche detto, se non lo fate, vi prego di eliminarmi dai vostri amici. Io ho 4.000 amici su Facebook, molti sono i miei studenti. Se non accogliete questo mio invito, anche solo cliccando su parteciperò oppure mettendo la parola basta, eliminatemi pure dai vostri amici perché non abbiamo nulla a che vedere. Nel giro di poche ore, centinaia di persone hanno cliccato su parteciperò, manifestando cioè il proprio apprezzamento per questo gruppo e quindi l'esigenza di mostrare vicinanza alla dottoressa Lanzetta. Dopo qualche giorno è arrivata la notizia che per fortuna aveva deciso di ritirare le dimissioni. Quindi io l'ho sentita al telefono, poi mi ha mandato anche un'email, mi sono permesso di pubblicare un pezzo dell'email, perché ha dimostrato l'umiltà di questa persona. In genere le persone più grandi sono quelle che riescono ad essere anche molto umili, che sono anche molto umili. E quindi al telefono mi ha subito detto, ma questo premio a me perché mai? Cioè, chi sono? Io ho fatto ciò che era giusto fare, cioè se questi non volevano pagare le bollette, io dovevo dirgli dovete pagare le bollette. Se loro venivano pensando di poter vincere una gara, pur non essendo i migliori, diciamo, all'interno della competizione, dovevo dirgli no, voi non avete diritto a vincere la gara. Quindi la naturalezza con cui mi spiegava che lei è una persona normale, mi ha fatto capire quanto questa persona è veramente grande, quindi sono felicissimo anche di questa scelta di premiare lei. La storia viene narrata utilizzando le parole di Fabrizio Caccia, quindi un articolo comparso sul Corriere della Sera del 13 aprile 2012, viene letto da Umberto, consegna il premio il sindaco di Palizzi, Sandra Toritano. Sono tutti lì ad applaudirla, in sala consiliare, le 2 del pomeriggio di ieri. Lei ha appena ritirato le dimissioni da sindaco. Maria Carmela Lanzetta, dopo 2 settimane di puro travaglio, ha così scelto di restare in trincea, a Monasterace, terra di 'ndrangheta, cosche pericolose, il Ruga, i Metastasio e i Gallacci di Guardavalle. Si congratula da Roma pure il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri. Lo Stato c'è, lo Stato non si piega. La storia sembra avere un lieto fine, sembra, perché poi basta avvicinarsi alla signora, che adesso vive con 3 carabinieri di scorta 24 ore su 24, dopo che le hanno incendiato la farmacia di famiglia e sparato 3 pallettoni sulla panda parcheggiata sotto casa. Ed in quel momento ti accorgi del terrore che conserva negli occhi. Le chiedi, allora sindaco, a quando il prossimo consiglio comunale? E lei, tra 5 giorni, parleremo di urbanistica. Poi fa una pausa, lunga, che chiude con un sospiro raggelante. Speriamo di arrivarci al prossimo consiglio. Maria Carmela, in fondo, non chiede la luna. Pretende solo che in paese tutti paghino le bollette dell'acqua o che le operaie del polo florovivaistico vengano retribuite in modo regolare. E invece qui c'è chi neppure le bollette dell'acqua vuole pagare, chi pensava che gli fosse sempre tutto dovuto. E allora, adesso, si innervosisce e spara. La prima cosa che Maria Carmela Lanzetta ha fatto ieri pomeriggio, salutato Bersani ripartito per Roma,
è stato salire su fino a Mammola, al santuario di San Nicodemo, per chiedergli la grazia di proteggere la sua famiglia, marito e figli, e darle la forza di continuare. Una preghiera contro l'andrangheta. In sala, comunque, c'è una bella atmosfera, tanti uomini e donne coraggiose, amministratori locali di Locri, Roccella, Ardore, Gerace, Caulonia, che sono venuti a fare il tifo per Maria Carmela. Le hanno anche regalato una maglietta con un proverbio: una noce in to sacco non fa ciscruscio, una noce sola in un sacco non fa rumore. Significa che da soli non si va da nessuna parte, pensa la Lanzetta, commossa, a beneficio dei forestieri. E allora va bene, andiamo avanti insieme. Applausi, evviva. Ma il sindaco spiazza tutti di nuovo. Ritiro le dimissioni, annuncia, e fa un'altra lunga pausa. Poi aggiunge: le ritiro, ma con riserva. Vorrei che tra 3 mesi si facesse qui una verifica di quello che è stato detto e stato fatto. Non è un ricatto, ma una necessità per poter continuare a lavorare bene. Chiaro il messaggio. Una volta spenti i riflettori, il municipio straborda di telecamere e giornalisti venuti da fuori, la mafia e la paura non dovranno riprendere il sopravvento. Si ascoltano storie tragiche e bellissime, quelle di Carolina Girasole, sindaco di Isola Capo Rizzuto, a cui hanno incendiato il portone del municipio e al microfono ora grida: ma noi siamo mamme e non vogliamo fermarci. E quella di Maria Elisabetta Tripoli, sindaco di Rosarno, a cui un giorno, appena insediata, arrivò la lettera da un ergastolano del clan Pesce. La lettera era chiusa in una busta intestata del comune, come a dire: il sindaco qua sono io. I sindaci della Locride hanno scritto a Napolitano: il 25 aprile listeranno a lutto il tricolore. La Calabria ha bisogno di legalità e di lavoro, dice Bersani. La criminalità non deve vincere. Pasquale Miriello, ex assessore comunale all'ambiente, socialista, applaude al discorso del segretario, ma sembra molto scettico. Voi cercate l'andrangheta qui, attenti. Ormai siamo nel villaggio globale. Non ha più molto senso distinguere tra Monasterace e il Café de Paris. Adesso, dopo le parole di chi mi ha preceduto, è veramente difficile. Io vi ringrazio, ed è stato bellissimo per me accettare di ritirare un riconoscimento in provincia di Reggio Calabria. È veramente il più importante di quelli ricevuti, appunto perché è in provincia di Reggio Calabria. Siamo stati, dal momento è stata raccontata un pochino la storia, con qualche inesattezza, ma è stata raccontata, quindi non torniamo sul tema. Anche se io vengo da una famiglia dove all'età di 20 anni hanno rapito mio zio e all'età di 25 hanno rapito mia cugina, quindi diciamo che siamo un po' allenati a dover seguire una certa strada e a sopravvivere. E io ho studiato e vissuto a nord, poi ho deciso ad un certo punto di tornare in Calabria e tra, diciamo, le cugine, le parenti, i parenti che continuano a vivere, ad operare, a lavorare a nord, sono l'unica, insieme al mio cugino di Locri, che viviamo in Calabria e siamo, diciamo, un po' pazzi, però abbiamo fatto questa scelta perché così ci diceva la nostra testa, il nostro cuore, e quindi viviamo in Calabria con le nostre famiglie. E come si diceva prima, siamo delle persone assolutamente normali che si guadagnano la vita esclusivamente lavorando e cercando del proprio lavoro di portarlo avanti al meglio secondo un concetto etico del lavoro. Lavoro per me è lavoro per dare lavoro.
Io conosco bene la storia che diceva prima Cogliandro del fatto di non allargare, di non rinnovare, di non farsi vedere, perché questa l'ho vissuta durante la mia infanzia, in cui si aveva paura persino di pitturare le pareti perché altrimenti si andava subito sotto l'occhio della criminalità organizzata. E ho imparato proprio dai miei genitori a tenere sempre la testa alta, a non abbassarla mai e ad essere più quello che si dice giusti, nel senso di seguire una certa etica. Per cui quando mi si chiede, io sono diventata sindaco assolutamente per caso, perché il paese viveva un periodo difficile, e una delle cause del, diciamo, negative che mi hanno fatto diventare sindaco è qui presente, fa il presidente del consiglio, anche un po' colpa sua, è un parizzese doc, si chiama Totò Ciglione, e diciamo che e quindi ho sempre pensato che diventare sindaco significa andare ad amministrare il luogo in cui capita questa avventura, che è assolutamente meravigliosa, è un grandissimo onore, la cosa più bella che possa capitare nella vita, l'onore di fare il sindaco del posto dove abiti, e comunque lo considero soltanto una parte della vita. Uno viene dalla società civile, aveva fatto molte altre cose, e magari la gente ha fiducia perché ti conosce, perché hai fatto tante altre cose, sei stata in mezzo alla gente, ti vota e fai il sindaco e poi torni a fare quello che facevi prima oppure altro che ti piaccia fare. Quindi la libertà della scelta. Diciamo che nella vita amministrativa altro non abbiamo esercitato che la libertà della scelta e il principio etico di considerare il bene comune e basta, e di non fare favori a nessuno, e di considerare molti procedimenti e molte cose che portavano magari ad un vantaggio non meritato, considerarlo una truffa e quindi tagliarla e riderla. E questo non può che provocare molti contrasti, molti odi. Il fatto, apprendo volentieri il fatto di questo movimento su Facebook, perché io conoscevo, perché l'ho conosciuta, perché sono venuta a Monasterace a trovarmi, delle donne professioniste, professoressa universitaria come lei, professore, di Firenze, di Arezzo, di altri posti, che avevano creato un movimento Facebook in appoggio, non mio, anche mio, ma di tutte quelle persone, essendo donne naturalmente si rivolgevano in particolare alle donne, di quelle persone che dimostravano, dico io, non tanto una resistenza alla mafia quanto una certa addirittura morale nell'operare nella vita di tutti i giorni. Per cui il fatto di apprendere che fosse qui che nasce da questo centro Monoriti, non sapete che gioia che io abbia di un qualcosa, di un movimento che nasce proprio qui in Calabria, in provincia di Reggio Calabria. E nel momento in cui ci hanno bruciato la farmacia, quelli a cui devo dire grazie in maniera assoluta sono coloro che lavorano con me, che mi hanno consentito di riaprire il giorno dopo in un locale a fianco con tutto distrutto. Un mio collega ha detto: benissimo, facciamo la nota e facciamo un'opera dall'A alla Z, in qualche modo andremo avanti. E di tutte quelle persone, quelle donne in particolare di Monasterace, che sono venute a lavare e a pulire nella mia farmacia. E a qualcuno perché spesso gli ho detto: come ti posso ripagare? Perché fai questo per me? Mi ha detto: vuol dire che l'hai già fatto prima, mi hai già ripagato in precedenza, e quindi questo grazie. Quindi vuol dire che Monasterace è veramente abitata da persone sane, solo che queste persone sane devono ritrovare il coraggio di esercitare il loro diritto alla scelta e soprattutto di parteciparlo al pubblico, perché ancora questo non avviene. La bellezza e la ricchezza di un'associazione come questa in cui siamo ospiti questa sera è appunto questa, l'educazione ai giovani
il coraggio di reagire, ma soprattutto di farlo pubblicamente, senza nascondimenti, senza gelarsi dietro un per sembrare, ma in maniera evidente e in maniera totale. Noi siamo un piccolo paese di 3.500 abitanti, fra l'altro ci hanno votato di nuovo nel 2011 e siamo soltanto 9 persone, di cui 5 donne. E allora vuol dire che il messaggio è passato, vuol dire che qualcuno ha avuto fiducia, vuol dire che qualcuno ci ha ancora scelti, e questo è molto molto importante, perché serate come queste, così calde, così partecipate, così toccanti, mi complimento con i giovani che hanno letto prima, perché è veramente splendida e commovente, emozionante, ci fanno ben sperare per una Calabria che vuole soprattutto rialzare la testa ed essere normale. E nel resto d'Italia ho ascoltato spesso come ci si viene considerati e non mi sono mai ribellata, perché gli dico: avete ragione, le cose accadono, e quindi vi invito soltanto a conoscerci meglio, perché non mi sento, nello stato in cui siamo, di dire va tutto bene, è soltanto propaganda, bisogna parlare delle cose belle. Io personalmente non me la sento, le cose non vanno bene, noi siamo oppressi, e questo bisogna dirlo. L'unica cosa che invece però bisogna far capire è che le prime vittime della mafia siamo noi calabresi, e allora a dire benissimo, voi e noi siamo uguali, noi siamo le prime vittime, quindi noi possiamo parlare più e meglio di tutti di cosa significa subire la violenza mafiosa. E allora, per cortesia, stateci ad ascoltare, perché io penso che il riscatto avvenga solo dal di dentro, e avviene soltanto se noi lo vogliamo, perché nessun altro dall'esterno ci potrà aiutare. Certo, lo Stato sì, lo Stato siamo noi, e se ho accettato di riprendere a fare il sindaco, non mi ha convinto assolutamente nessuno, è soltanto perché ero in quel momento un pezzo di Stato, e quindi bisognava dare il messaggio che lo Stato può vincere, che lo Stato è superiore a tutto il resto e che lo Stato siamo noi, e basta, con molta semplicità. E quindi penso che noi possiamo riacquistare la nostra dignità di essere uguali agli altri cittadini italiani, qualora dimostriamo di saperci organizzare e ribellare in profondità, non con le marce, ma soltanto come hanno fatto il dottore Bentivoglio e il signor Cogliandro e tutti gli altri che in questo momento stanno reagendo, anche senza essere molto conosciuti. Grazie davvero di questo.